politiche. La politica espansionistica della Germania fu il fattore scatenante il conflitto che inizia nel 1939. Dopo una prima fase di netta prevalenza della Germania e dei suoi alleati, Italia, entrata in guerra nel 1940, e Giappone, la coalizione degli stati alleati, Inghilterra, Stati Uniti e Unione Sovietica, inizia la controffensiva. Il 1943 è stato un anno cruciale per il conflitto. Per l'Italia in particolare, cade il fascismo e Mussolini viene arrestato. Il nuovo governo firma l'armistizio con gli alleati. Mussolini viene liberato e fonda la Repubblica. Nel 1944 l'Italia è divisa in due. Al sud, nelle zone occupate dalle forze anglo-americane, un governo monarchico. Al nord, un governo fascista alleato con la Germania. Al nord, coloro che non volevano combattere a fianco di nazisti e fascisti si erano dati alla mafia, iniziando un'attività di guerriglia, di resistenza contro i fascisti e nazisti, che assunse il valore di una lotta di liberazione dall'occupazione tedesca, con le caratteristiche di una guerra civile tra italiani contro la resistenza partigiana. La resistenza partigiana fu l'insieme dei movimenti politici e militari che in Italia si opposero al nazifascismo. È una guerra patriottica e lotta di liberazione da un invasore straniero. Inizia dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e termina ai primi giorni di maggio nel 1945. Nel settembre del 1943 i nazisti tedeschi occuparono l'Italia. Anche nel nostro territorio operarono diverse brigate, Stella, Garemi, Piero Bon e Martiri di Grancona. A queste brigate prendevano parte i partigiani. Un partigiano è un combattente armato che non appartiene ad un esercito regolare. È un comune civile con un grande senso patriottico. Un partigiano si contraddistingue da un semplice soldato dal fatto che il primo non possiede divise, ma comunque utilizza simboli differenti per distinguersi da altri gruppi partigiani. La sua partecipazione è volontaria e non dispone di armi potenti, ma si impadronisce di quelle del nemico. Una brigata che non combatté eppure partecipò a tutti i combattimenti. La sua azione fu altrettanto efficace e necessaria. Le partigiane infermiere, staffette e informatrici. La resistenza non sarebbe stata possibile senza le donne. Il loro lavoro era delicato, duro e quasi sempre pericoloso, perché spesso dovevano precedere il nemico e conoscere le sue mosse per avvertire in tempo i nostri e assicurarci la crisi del 1929 interrompe i finanziamenti stranieri in Germania. L'industria tedesca si trova nuovamente in grande difficoltà. Ritrova spazio il nazionalismo strumentalizzato soprattutto dal nazosocialismo di Hitler. Hitler diventa il paladino del prestigio nazionale, offeso dai trattati di pace della Prima Guerra Mondiale. Hitler nel 1923 tenta un colpo di Stato, il Putsch di Monaco, ma fu arrestato e condannato a 5 anni di carcere. Ne scontò solo 9 mesi. Durante la prigionia scrisse il Mein Kampf, la mia battaglia, che fu chiamata anche Bibbia del nazismo. Il consolidamento della dittatura nazista poté contare sull'azione di propaganda e sull'inquadramento dei giovani nelle organizzazioni del partito nazista. Il fascismo è un'ideologia politica sorta in Italia nel XX secolo, per principale iniziativa di Benito Mussolini. Si caratterizza come un movimento di carattere nazionalista, autoritario e totalitario. È definito come un movimento rivoluzionario e reazionario. Tende a preservare la proprietà privata e la divisione della società in classi. L'ascesa al potere non è favorita solo dalla crisi politica ed economica, ma anche dall'appoggio della borghesia. Mussolini si guadagna il favore dei proprietari terrieri che vedono in lui l'uomo che argina le manifestazioni popolari. Infiltratosi nella zona industriale, al fascismo non rimaneva che puntare al Parlamento. Nel 1921 i fascisti ottengono 35 deputati alla Camera. Nell'ottobre 1922 organizzano la marcia su Roma e il re Vittorio Emanuele III affida a Mussolini il nuovo incarico di governo. Tra il 1922 e il 1925 Mussolini fascitizza lo Stato. Nel 1922 nasce il Gran Consiglio del Fascismo e nel 1923 lo squadrismo è istituzionalizzato nella Milizia per la Sicurezza Nazionale, con lo scopo di Mussolini di potersene servire. Nelle elezioni del 1924 le opposizioni sono disunite e non trovano un'alternativa al listone fascista. Dopo l'uccisione di Matteotti,
Nei paesi si diffondono proteste e indignazione e Mussolini dichiara alla Camera di esserne colpevole. Amendola, capo d'opposizione dopo Matteotti, fu aggredito il 20 luglio 1925 e morì l'aprile 1926 in Francia. Nel 1922 avvenne una strage antifascista a Torino e nel 1925 a Firenze. Buona. E a quel tempo lì sapete che l'esercito tedesco, poiché aveva occupato l'Italia praticamente dopo l'armistizio dell'8 settembre, e quindi armistizio, dissoluzione dell'esercito italiano, sciogliere o continuare perché già erano iniziati le azioni di ribellione e di resistenza da parte della gioventù e del popolo italiano, il quale non voleva patire di essere dominato, di essere sotto al controllo dei tedeschi. E quindi questa reazione si esprimeva da parte dei chiamavano i partigiani, i patriotti, i renitenti, in atti di sabotaggio, far saltare dei ponti, interrompere delle linee, andare a portare via magari delle armi in qualche posto. Comunque, nella primavera del 44 erano scesi dalla montagna un gruppo di partigiani, veramente partigiani combattenti, potrei farvi anche il nome, intanto non erano certamente nel paese, e si erano installati presso poco nella zona di Asiliano, Lunigo, San Germano, qua dei Colli Belgi. Bene, durante l'estate questi qua avevano fatto azioni di sabotaggio, avevano portato via anche dei fascisti, che poi non sono più ritornati, e comunque facevano queste azioni di disturbo. Naturalmente polizia tedesca, fascisti, repubblichini, i repubblichini erano i soldati arruolati con la Repubblica di Ciao, quella che Mussolini aveva fatto dopo la presidenza. Dopo c'erano le Brigate Nere, che erano reparti speciali addetti proprio alla lotta contro i partigiani. E dopo cosa c'era? Dopo c'era la polizia, eccetera. Allora, questo gruppo che era venuto qua e si era insediato in questa zona, una sera fu attirato in un tranello nella zona di Poiana al confine con Asiliano, lì verso Roneo, non so se c'è qualcuno di quella zona. Ecco. E perché la polizia tedesca voleva prendere questo, almeno qualcuno di questo gruppo. Allora, un gruppo di ufficiali tedeschi, qualche fascista, un poliziotto fascista, eccetera, è un partigiano che avevano preso e che aveva parlato, li aveva condotti sul posto dove questi qua diceva che c'erano, insomma, e lì sono andati e li hanno chiamati. Uno di questi si chiamava Vigelia, era il nome di battaglia Vigelia, lui era Ferrari di cui. E questo loro che lo conosceva lo chiamò: Vigelia, vieni fuori, vieni qua che dobbiamo parlarci. Naturalmente Vigelia e l'altro gruppetto che erano insieme hanno sentito, ma si sono insospettiti e sono usciti sì a distanza, diciamo, per andare verso il gruppo, ma con le armi pronte, con le armi pronte. E ora questo ufficiale tedesco e quell'altro volevano che li seguissero, che dovevano portarli, non so dove,
stato un po' un imbroglio, diciamo. Ecco. E a un certo punto, visto che l'ufficiale tedesco, visto che questi qua non erano tanto di parere di ascoltare, si era un po' impazientito e aveva la pistola e mitraglia in spalla, ha fatto il segno così per tirare giù la pistola e mitraglia. Vigena e l'altro che gli era vicino non hanno vacillato un momento con la pistola e mitraglia che avevano anche loro, hanno dato una scarica subito via e lì è rimasto ucciso questo ufficiale tedesco, un altro gravemente ferito, e anche lì deve essere morto un altro dei civili che erano lì. E sono riusciti a fuggire uno dei gruppetti, un certo Jung,